Io ho visto delle labiali non sì, precisissime. Erano staccate tardi, fuori sync. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ospite con me Patrizio Prata. Ciao. E Paolo Cellammare. Ciao. No, devi dire eccomi qua. Eccomi qua. Oggi abbiamo ospite Patrizio, che è voce incredibile del panorama del doppiaggio italiano. Perché voce incredibile. Perché cosa faremo oggi? Andremo a vedere delle clip di doppiaggio, attingeremo a varie categorie di pellicola, di film, di produzioni, di cartoni animati e tutto quanto, per parlare un po' di doppiaggio, appunto, vedere come viene costruito un doppiaggio, la versione originale, la versione doppiata, quali possono essere le differenze, il lavoro che è stato fatto sull'adattamento, la scelta delle voci. Patrizio è qui proprio appunto come esperto di doppiaggio e Paolo invece come non ne sa. Farò un po' le vostre veci. Le tue domande, esatto, le tue domande saranno quelle dell'esterno. Del curioso. Andiamo con la prima clip. Charlie Chaplin, il grande dittatore. Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. E Oreste Leonello. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini! Se non sbaglio, questo è il primo film in cui Charlie Chaplin parla. La cosa che mi fa sempre strano di... Cioè, beh, l'interpretazione c'è, no? La cosa che mi fa strano di questi film vecchi, dei vecchi doppiaggi, è che hanno una qualità vocale dell'audio, dei microfoni... Migliore del... No, no, completamente diverse. Cioè, sono molto compresse come voci, sono molto... Beh, ma probabilmente... Anche un po' picciate. Picciate, so. Sì, hanno questa cosa che però secondo me è il loro fascino. Probabilmente, sì, c'erano anche attrezzature diverse allora, no? Sì, sì, microfoni, pellicole e quant'altro. Non esisteva il digitale, non c'era, e quindi quello probabilmente era il suono frutto delle macchine che c'erano allora. O forse anche dovuto a vari riversamenti nel corso degli anni su vari supporti, probabilmente anche quello influisce, sì, se sono analogici influisce. Però al di là di questo, dicevi Leonello, che responsabilità. Capito. Che però credo fosse un Leonello alle prime armi di doppiaggio, nel senso, sicuramente veniva dal teatro, era un grande attore, perché all'epoca, in questi anni qui, erano prevalentemente attori di teatro che si prestavano al doppiaggio, perché appunto erano attori e servivano. Io non ricordo di che anno è adesso il grande dittatore, ma penso che in quegli anni non fosse l'Oreste Leonello di Gene Wilder, ma fosse più acerbo. Però, insomma, responsabilità è stata grandissima. Grossa, certo, anche perché doppiare un attore che è stato muto fino al film prima... Esatto, ed era famoso per quello. Poi dici, ma che voce avrà? Insomma, l'avrà studiata bene la voce, perché... Sentiamolo in originale. Ah, ecco. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. È la stessa voce. Uguale. Another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Infatti mi chiedevo se lui qui in originale fosse stato così basso come lo era prima in italiano, e lo è effettivamente. Sentiamo invece dopo quando si anima. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men! Più che altro sembra che lui si ispirasse a Hitler, ai discorsi di, sì, Hitler, che si incazzava, però dicendo cose positive. Cose completamente all'opposto. Il lavoro che è stato fatto, e che forse allora si faceva con più scrupolo, era quello di aderire in maniera quasi inverosimile, sì, all'originale, perché se avete sentito Leonello ha il timbro identico al suo originale. È uguale. E l'emissione, il tono e tutto è quello che aveva lui. Sì, 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 era originale. Quindi c'è stato identico. Un lavoro importante, grosso, su... che allora era permesso anche... C'era più tempo. C'era più tempo per lavorarci. C'era indubbiamente più tempo per lavorarci.
Ma cose che all'epoca non potevi fare in post-produzione, non quanto lo puoi fare ora. No. Con la digitalizzazione del nostro lavoro, i tempi si sono accorciati tantissimo, no? Quelli richiesti per incidere, sia quelli richiesti di consegna, perché il cliente adesso gli dice lo fai in digitale, tutto puoi fare con Pro Tools, monti, mix, eccetera, eccetera. Ma noi che dobbiamo fare questo mestiere, che dobbiamo trasmettere delle emozioni, che dobbiamo recitare, non siamo digitalizzati, siamo umani, quindi abbiamo i tempi umani. I tempi umani, posso dire, meno male. Certo. No, adesso c'è questo spauracchio che pervade le sale di doppiaggio della voce robotica, dell'intelligenza artificiale, che prenderà il posto dei doppiatori. Io non lo so in quanto tempo possa avvenire questa cosa, perché si è visto in questo video l'aspetto umano della recitazione è fondamentale, perché poi quando si doppia si attinge o a dei bagagli emotivi, o comunque se doppi un padre non sei padre, emuli, cioè vai a ricreare delle sensazioni. A me, ad esempio, tante volte quando ci sono scene piante dove io devo piangere, io preferisco farlo subito quell'anello, senza provarlo, senza vederlo. Io ho le lacrime in tasca. Quindi se è una scena che mi coinvolge particolarmente, bah, io piango in sala. Già la seconda volta che la rifaccio, la lacrima non c'è più. No, perché diventa tecnica. Diventa tecnica. E quindi l'aspetto umano... Vai a misurare la lunghezza della battuta. Stai attento. Così. Comunque, a proposito della disumanizzazione delle nuove tecnologie, abbiamo una clip dalla nuova stagione di Boris. Ah, sono curioso, perché so... È stata creata per Disney Plus. Esatto. E parla di piattaforme, parla di com'è creare un contenuto per la piattaforma. E la cosa buffa è che è stata doppiata in inglese. Sì, sì, è vero, l'ho sentito. C'è questa scena che è molto divertente, la guardiamo prima in italiano, perché c'è un discorso di adattamento interessante. E certo, perché noi pensiamo sempre a come adattiamo noi le lingue straniere, ma se devono doppiare l'italiano, come lo adattano? Questa Vai. È una chicca. Thank you! Really thank you! Dai, dai, dai! Ok, see you next time. Ma che è successo? Mi è sembrata incupita alla fine. René, hai detto dai, dai, dai. Beh, significa muori. Renato, ma sei veramente un co. René. Lo so. Porca. Capito. Mi ricorda un po' la scena di Bastardi senza gloria, no? Dove. C'è un contesto, esatto, c'è un contesto dove devono parlare in italiano e quindi doppiaggio, adattamento. Qui al contrario, in inglese, a parte che c'è Pannofino, che comunque è un vostro collega. Parliamo dell'Olimpo del doppiaggio. Però come l'adattereste? Questo succede anche in origine, anche dall'inglese all'italiano, no? Ci sono quei giochi di parole che tante volte sono intraducibili, nel senso che se tu dici letteralmente quello che dicono loro, non ha senso in italiano, quindi bisogna trovare l'escamotage che renda comica la situazione comica, no? Sì. E lì è tutto il lavoro dell'adattatore, esatto. Lì bisogna essere bravi, bisogna trovare l'alternativa. E qua non so cosa abbiano trovato. Non ne ho idea. Allora, tra l'altro c'è anche il discorso del dialetto, perché Boris in particolare gioca un sacco sul romano. Sul romano, certo. Sì. Queste sfumature qui che... Vediamo come sono state adattate. Thank you, as we say in Italian. Dai, dai, dai. Okay. She was a little cold at the end. Really, Renee? You told her dai, dai, dai. So? Hear yourself in English. Dai, dai. What the fuck were you thinking, Renee? Renee. I meant it like go. Fucking shit, fucking shit, fucking shit. A parte che sono tutte attaccate tardi. Sì, io stavo pensando la stessa cosa, diciamo... Noi guardavo il lato tecnico. Onore e gloria al doppiaggio italiano. Esatto, esatto. Penso che sia l'unica soluzione che potessero trovare, molto divertente. Sì, cioè, banale, semplice. Lui all'inizio dice, come diciamo in italiano, dai, dai, dai. Dai, dai. In italiano invece diceva soltanto... Semplicemente dai, dai, non vediamo l'ora di vedere. Non vediamo, esatto. E poi dopo gli dicono... Gli hai detto dai, 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 che significa dai, dai. Sì, non può dire quello mai. Era cosa? Poteva dire tipo le hai augurato la morte, you wish their death. Invece no, ha ripetuto il dai, dai. Forse per il labiale anche. Può essere, però anche divertente questa reiterazione. Sì. E poi mi fa ridere il porca che è diventato fucking shit. Certo. La voce di Pannofino non la replichi. No, e non c'è l'accento. Non c'è ovviamente l'accento, parlano tutti inglese giusto. Una volta tanto gliel'abbiamo restituita, no? Questa cosa di questa difficoltà. Sì, ma noi siamo più bravi. Secondo me sì. Io ho visto delle labiali non precisissime. Erano attaccate tardi. Fuori sync.
L'ho notato anch'io che non sono esperto. Ho capito, apriva la bocca e iniziava a parlare dopo due secondi. Ah, allora qui ora abbiamo una sorpresa. Vai. Puoi anche non cantare, fa la tua comunicazione. Ehi, aspetta, ma come? Mi vorresti rubare persino la melodia? Sono questi attimi effimeri la mia unica fonte di piacere. Il palazzo non vale un c***o. Ci stai mettendo un'eternità per una c***o di città. I pregi li hanno anche idioti e incapaci. Se non la pianti subito con le tue strategie, tirando fuori risultati da strapazzo, sarai subito silurato. Il palazzo, il palazzo sui videogiochi erotici di... Ecco, non mi ricordavo la parte finale, mi ricordavo l'inizio della canzone. Abbiamo trovato questa clip tu Excel Saga. Di Excel Saga, ora tu te lo ricordavi? Questa sì, me lo ricordo. Mi ricordo anche il turno, sono passati anni, ma mi ricordo perché era il periodo in cui a Leggio si poteva stare con gli altri colleghi. Okay. E mi ricordo il turno con Federica De Bortoli che faceva l'altro per Excel. Excel. E avevamo riso molto, me lo ricordo proprio vividamente. Vedi, a volte capitano questi personaggi, magari l'hai tolto dalla memoria. Perché penso che quel personaggio lì ci fosse solo in quella puntata. Esatto. Però poi quando lo vedi te lo ricordi perché lo ricolleghi a quello che è successo in sala. Me lo ricorderò a vita proprio perché era abbastanza particolare come si dice. Sì. È raro avere la libertà di potersi esprimere in questo modo, soprattutto nei cartoni animati. Fortunatamente ultimamente si è un po' sdoganata. Si è un po' sdoganata la situazione. E meno male. Prima di passare alla prossima clip, però, ragazzi, vi devo dire una cosa. IRAP è una semplice borraccia che con un sistema geniale permette di dare gusto all'acqua. Quella che berrai sarà sempre semplice acqua fresca, ma grazie all'utilizzo di questi pod speciali e all'aroma che passa dal retro del palato e arriva fino al naso, avrai una percezione del gusto scelto e ti sembrerà di bere qualcosa di fantastico, tipo nel mio caso il limone, senza aggiungere nessuna caloria. Provare per credere. È acqua. La uso ormai da un anno e non posso più farne a meno. Un pod dura circa 5 litri e ogni confezione contiene 3 pod. Sul sito trovate anche la selezione di pod top 5 con i 5 gusti più amati. E se selezionate la speciale versione invernale potrete provare il nuovissimo gusto mela e cannella. Se mettete l'acqua calda sa di vin brûlé. Ma veniamo alle offerte di Natale. Usando il link in descrizione potrete trovare ben 6 offerte diverse davvero speciali e limitate. Alcune contengono la bottiglia, altre invece solamente pot ed accessori. E infine ricordate che AIRAP è il regalo perfetto, adatto a tutti, bambini e adulti, poiché non ha controindicazioni. La faccia che faranno quando lo proveranno era... per la prima volta, così imparagonabile. Trovate tutto usando il link in descrizione e inoltre con il codice sconto MERLUZ10 avrete il 10% di sconto su tutti i prodotti non in offerta. Cioè, non è che stiamo qua a regalare cose. Patrizio, io ho un dono per te. Dono di Natale. Un dono di Natale, che è questo AIRAP blu. Sai che il blu è il mio colore preferito? Io sono vestito solo di blu. Wow. E quindi quando ti dicono me la fai un po' più blu la battuta, tu la fai un po' più blu. Do un sorso e la faccio più blu. La fai più blu. E questo è il Favorite 5 Winter Edition, One Pod, 5 Liters. Ci sono 5 pod. Bello, grazie. Prego. Grazie mille. Auguri. Anche buon a te. Natale. Buon Natale. Ah, questa è la versione originale di Diavoli, se non sbaglio, che è una serie con Alessandro Borghi. Bravissimo, bravissimo. Girata in inglese. Girata in inglese. She's in more trouble than she knows. Whatever Carrie's gotten into, it's not your job to look after her anymore. Someone's trying to destroy me. They mean to use her to do it. Will you help? I'll phone around her old friends, see what I can find out. Thanks. E ti faccio vedere la versione italiana. È in guai più grossi di quanto pensi. In qualunque guaio si sia messa, non tocca più a te occuparti di lei. Qualcuno sta cercando di farmi fuori. E vogliono usare lei per farlo. Puoi darmi una mano? Lui è Andrea Mete. Bravissimo. Lui è molto bravo. Meraviglioso. Ricordiamo Roberto Draghetti. Andrea Mete è bravissimo, ma non si è ridoppiato Alessandro Borghi. Di solito gli attori si ridoppiano. Di solito gli attori si ridoppiano. Lui stesso ha ammesso di non è il mio lavoro. Mi viene in mente tipo Monica Bellucci in Matrix 2. Io vi darò quello che volete, ma tu dovrai darmi in cambio una cosa. Che cosa? Un bacio. Scusa, come? Dammi un bacio.
Vabbè, ce ne sono anche altre. Beh, voglia che ce ne sono. Ecco, però questa scelta è stata anche una scelta da stimare, secondo me. Anche vincente, perché magari non ci sarebbe stato lo stesso risultato. Doppiare se stessi in un'altra lingua immagino che sia difficile, sia più complicato che non doppiare un altro attore. Non so. Pensa, mi hai fatto venire in mente una cosa. Io tantissimi anni fa ho fatto una web serie che poi andò su Italia 2, che si chiamava Gli abiti del male, recitata in italiano, e io mi sono doppiato in inglese. Ci sto pensando adesso, è successo tantissimi anni fa. Ma la difficoltà, a parte la pronuncia, che chiaramente non sei madrelingua, ma la difficoltà di doppiare proprio te stesso, c'era? Io mi sono ridoppiato in italiano su una web serie, sempre sulle web serie, che si chiama Get Alive. Ho ridoppiato alcune scene. Guarda, guarda chi c'è. Siegfried. Dov'è il re? Adesso sono io, la voce e il braccio del re. E da quando te ne sei andata qui sono cambiate un po' di cose, in meglio devo dire. E c'è poco da fare. Se sei un doppiatore e ridoppi te stesso, perdi la recitazione della presa diretta. Diventa doppiato subito. Che cosa succede? Merda, è occupato. Chiama l'ambulanza. Sì, ma è occupato. È Scattorin l'altro. Allora, Lorenzo, sì. Dobbiamo uscire. No, no, ci conviene stare dentro. Perché non li affrontiamo invece? Ma quello ha detto di stare dentro. Ma che si fotta pure lui? Se devo barricarmi, voglio un ambiente familiare, voglio sapere dov'è l'uscita e voglio poter fumare. Lui è... sì, mi pare di conoscerlo. Vagamente, vagamente. Riconosciuto. Lui è Nick Frost, l'ho doppiato quasi sempre io, soprattutto in una serie, credo pochi anni fa, forse un paio d'anni fa, che si chiama The Truth Seeker, e dove l'ho ridoppiato dopo tanti anni rispetto all'Alba dei Morti Dementi qua. Qui ero anche più giovane io quando ho doppiato questo film. Sì, di che anno è ora l'Alba dei Morti Dementi? Penso che sia inizio 2000. Anni fa, sì. Sì. Più o meno. In questo Truth Seeker lui, a me la voce si è un po', a parte scurita perché insomma sono passati anni, però è diventata un po' più grattata nel corso degli anni, no? E lui ce l'ha così adesso Nick Frost, quindi mi ha fatto... Ci siete sincronizzati. Ci siamo sincronizzati col cambio di voce. Mi ha divertito questo film, è stato molto molto carino. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Giorgio Lopez. È lui il maestro. Lui mi faceva molto ridere. Sì. Era una persona molto molto simpatica. Ai turni era molto cacciarone, molto... Sì, è vero. Mi è capitato di lavorare con Giorgio Lopez in direzione. Erano bei turni. Doppiava De Vito, no? Danny De Vito. De Vito, sì. Ecco, lui è uno che ricordi associato proprio a Danny De Vito. Mi faceva specie perché quando ci avevo fatto un film o una serie, un film forse, con lui in direzione, e cosa che mi era successa anche con un'altra direttrice di doppiaggio, che è Maria Pia Di Meo, a me piaceva da morire perché io mi immaginavo, quando sentivo nell'interfono le loro voci che mi davano le indicazioni, tutti gli attori che immaginavo che c'era, che ne so, Danny De Vito che mi diceva come dire la battuta. Sì, oppure la Di Meo sentivo... Sentivo le voci. Vediamo come era in originale invece. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your heart. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Da ascoltatore non professionista, Danny DeVito è bravissimo, per carità, però la voce di Lopez è molto più particolare e riconoscibile. Qui è uno di quei casi in cui il doppiatore gli rende onore. Sì. Lo valorizza questo attore, secondo me. Ah, io mi ricordo che ero ragazzino e c'era Top of the Pops su Rai 2, sì. E ogni tot c'era Giorgio Lopez che leggeva sto monologo. Sì. Famoso, perché fecero uscire il disco. Esatto, fecero uscire il disco e poi nulla, era una hit comunque, andò in classifica. Questa era l'ultima clip. Pat, grazie mille di essere stato nostro ospite, perché oggi c'è stato anche Paolo nel video. Siamo molto molto contenti e onorati di averti avuto con noi. Abbiamo parlato di doppiaggio. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio in descrizione tutti i link dei profili di Patrizio, dove trovarlo, anche di Paolo, perché no. Consigliateci anche delle clip per il prossimo. Giusto, consigliateci delle clip che vorreste vedere nelle prossime puntate. Canale YouTube di The Merluz. Ogni martedì e venerdì alle 14 un nuovo video. Tranne quando facciamo tardi, che esce qualche minuto dopo. O quando siamo in vacanza, che non esce proprio. Ma di solito esce. Quindi state tranquilli e recuperate anche quelli vecchi che vi siete persi, insomma. Alle 14.